nel progetto LIFE CO2 per FEMPES sono state selezionate 3 foreste che sono un campione rappresentativo delle foreste italiane, quindi una dell'area alpina e 2 dell'area appenninica. L'area appenninica tra l'altro è particolarmente complessa perché ha dei boschi che sono non trattati da tanto tempo. E in queste aree si è fatta una valutazione di come la gestione forestale sostenibile potesse migliorare la fissazione della CO2. Si è fatta una valutazione di quanta CO2 potesse essere fissata tramite un metodo cosiddetto Tier 3 come livello e attraverso questo tipo di gestione forestale cosiddetta sostenibile, quindi diradamenti, avviamento ad alto fusto, prevenzione del rischio di incendio e da schianto. Un aspetto molto importante del progetto è che grazie a questi lavori fatti dall'Università di Milano è stato possibile anche costruire uno standard, quindi definire delle modalità attraverso cui gli interventi di gestione forestale sostenibile possano, diciamo, migliorare l'assorbimento di CO2 strutturalmente, quindi ripetendoli anche in altri territori. E su questo si è potuto costruire un sistema di crediti di CO2. Ecco, l'aspetto più importante, che è uno dei risultati più grossi del progetto, è stato questo, cioè la possibilità di fare in modo che l'attività delle foreste non fosse fatta soltanto tramite un finanziamento pubblico, ma con questo meccanismo dei crediti è stato possibile addirittura cominciare a venderli alle aziende private che vogliono appunto supportare, compensare le proprie emissioni di CO2 supportando l'attività di gestione forestale sostenibile. Quindi c'è un travaso di finanziamento che è assolutamente inedito per certi versi e che il progetto ha creato. Proprio per questa sua attività ha anche supportato nelle policy proprio il tavolo nazionale che ha creato poi la norma sull'istituzione del registro nazionale sui crediti volontari di CO2. E quindi questo è stato un importante risultato di policy del progetto. Le regioni che hanno partecipato al progetto hanno fatto delle delibere ad hoc per migliorare la gestione forestale sostenibile. Cito per esempio solo per la regione Emilia-Romagna la delibera 1629 del settembre dello scorso anno, che ha creato proprio questo nuovo processo di avviamento, quindi cogliendo pienamente i risultati del progetto. Un altro aspetto molto importante però è stato quello anche di valutare come si poteva migliorare l'impatto del processo di lavorazione. Si è cominciato a vedere come le fiere del legno potessero migliorare i propri impatti utilizzando al meglio il legno magari più vicino a casa, un legno di origine nazionale, e un legno che potesse essere trattato con il minor consumo di energia e di rifiuti possibile. Si è messo in evidenza durante il progetto come l'80% del legno che si usa per finalità di opera in Italia viene dall'estero. Ecco, una gestione forestale sostenibile, una gestione forestale che converte le foreste da legni per energia a legni strutturali per opera, vuol dire avere una gestione strutturale che consente un altro approccio dove il legno viene mantenuto di più in Italia, si valorizza le filiere del legno, quindi le imprese italiane, si dà lavoro ai territori creando una sostenibilità sociale di rilievo e soprattutto i prodotti legnosi stoccano CO2 per lunghi periodi. Ecco, quindi un lavoro che valorizza le filiere del legno, valorizza la gestione forestale sostenibile creando nuova materia prima di origine nazionale. Un lavoro che ha supportato le imprese nel creare una piattaforma per i prodotti legnosi, dove è possibile misurare la CO2 stoccata nei prodotti. Un lavoro che ha valorizzato delle policy regionali e nazionali per valorizzare i risultati del progetto, sicuramente è un grande risultato che forse è inatteso per le partenze iniziali.